La signora Adriana D'Angelo, la moglie di Giovanni Cornacchia, signora, è stato un momento molto toccante quello che stamattina hanno voluto organizzare per ricordare una figura ovviamente indimenticabile, quella di Giovanni. Di lui posso sempre dire, come ho detto poc'anzi, che era stato considerato da amici, tutti quelli che hanno conosciuto, un uomo vestito di mondo, perché da solo è andato dovunque, si è adoperato per essere meglio, ha lavorato molto per tutto ciò che era socialmente importante per i giovani. Enzo Imbastaro non è soltanto il successore al CONI di Giovanni Cornacchia, ma è stato anche un vero amico di Giovanni Cornacchia, tanti momenti da ricordare anche al di fuori dello sport, no? Ma dovendo sintetizzare, Enzo, chi era Giovanni Cornacchia? Giovanni Cornacchia era un personaggio che ha lasciato il segno a Pescara, non solo come atleta, ma come dirigente, come tecnico, come animatore sportivo e infine come presidente del CONI. Ci ha lasciato delle iniziative che ancora oggi portiamo avanti. Di tutto ciò lo ringrazio, gli sono stato vicino in tantissime occasioni, ho avuto modo di conoscerlo al di fuori di quella che è l'attività prettamente sportiva diretta fatta da lui, che non sto qua a ricordare perché è conosciuta e saputa da tutti. Comunque si è distinto anche e soprattutto come dirigente, tecnico, animatore del mondo sportivo pescarese, una figura che viene ancora oggi ricordata da tutti. Spero che possiamo andare avanti e continuare nell'opera tracciata da lui. Così concludo. Di mio marito non posso che dire che è stato quell'uomo amico dei giovani, dei ragazzi, di tutte le persone, la cui amicizia era sicuramente costruita sul suo umano. Era una persona alla portata di tutti. Vi ringrazio tutti. Allora. Yeah.